Io sono l'imperatore. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio del canale Miami 95 ed eccoci nello spero episodio conclusivo della nostra serie con la Premoire Deluge. Eccoci qui ragazzi, lo scorso episodio, vabbè, cosa ve lo dico a fare? Guardate l'Europa com'è diventata totalmente assoggettata, tranne la Svizzera che mi dà un fastidio. Ma va bene, dai ragazzi, allora, mi sono preso un paio di mesi per spostare le truppe. Ho cominciato già a posizionare dei Marine qui nelle Hawaii, che a quanto pare erano un mio possedimento e manco lo sapevo, penso un residuo della guerra americana. Ho spostato teoricamente in questa zona la mia flotta, vediamo un po', questa è la California, perfetto. Allora gli diciamo di mettersi in Naval Invasion Support in questa zona, va bene, facciamo uno sbarco alla volta, ecco. Quindi cominciamo già a far partire questo sbarco, tempo che arrivi la flotta. Nel frattempo ho organizzato delle invasioni in tutte queste isole che sono ormai diventate un possedimento giapponese. Tra l'altro ho notato che Singapore era ancora nelle nostre mani, perché praticamente la British Malaya era riuscita a difenderla tenendo delle truppe qui, fortunatamente a Singapore. Adesso sto spostando delle truppe a Andaman, per fare, penso, quello che sia il piano più cattivo della storia di Hearts of Iron 4. I cinesi hanno solo questi porti, quindi se io gli sbarco dietro e poi li chiudo prendendo la zona del Tibet, abbiamo vinto la guerra in India. Quindi vediamo se tutto va bene, se riusciamo a fregare un po' l'AI, se ce la facciamo. Allora cominciamo magari già... No, ho sbagliato. Volevo... Allora, lì il piano è già pronto. Qui, queste divisioni, diciamo già di preparare l'offensiva. Qui, tra l'altro, ci stanno proprio schiacciando, che è una meraviglia. Allora, queste divisioni sono 24, però mi pare che siano queste qui. Perfetto. Che, tra l'altro, stanno morendo molto bene. Cioè, molto bene no, però... già organizziamo il piano per essere pronti in un contrattacco. Ok, attenzione, ad H stiamo combattendo furiosamente, pure a Calcutta, che sono i due porti. Tra l'altro qui dovrei avere teoricamente dei carretti leggeri, magari li mando qui. Allora, una è arrivata. Prendiamo. Perfetto, prendiamo tutto, che così unifichiamo i fronti. Andiamo a prendere Calcutta, quest'unica divisione prendiamo, questa prendiamo, quest'altra, perfetto, quattro divisioni, ottimo ragazzi, che scendono, abbiamo preso anche Dhaka, ottimo. Adesso facciamo arrivare immediatamente i carretti leggeri che avevo spostato qui a Singapore, in modo tale da velocizzare il tutto, arrivare direttamente dove mi serve. Allora cerchiamo di correre. Dobbiamo arrivare fino al confine col Tibet. Quindi vediamo se ce la facciamo. Era meglio se avevamo i carretti leggeri. Qui tra l'altro stiamo unificando il fronte. Ottimo. Qui attacchiamo, ci allarghiamo sempre di più. Vediamo cosa riescono a fare i cinesi di fronte al mio esercito regolare. Tanto qui siamo riusciti a far partire... Sentite, qui ci sono tutte queste navi. Quindi direi di metterla in... Strike Force... E così attacchiamo la flotta giapponese, almeno quando la becchiamo siamo sicuri di affrontarla direttamente. Questa Petrol, mettiamo il Petrol anche da questo lato. Vediamo se ce la facciamo ad affrontare la flotta giapponese e schiacciarla. Sono riuscito a prendere le isole Midway nella prima azione. Intanto qui stanno scoppiando un po' di guerre civili nel mio impero, ma penso che comunque qui ci siano abbastanza truppe in grado di distruggere questi fottuti ribelli. Entriamo pure in guerra, perfetto. Nel frattempo, allora, vediamo se qui ce la facciamo a sbarcare nella seconda isola, perché la prima è stata relativamente facile, quindi blocchiamo, perfetto. Allora, prendiamo ancora queste quattro divisioni e gli diciamo... Ok, magari li chiamo tutti direttamente in guerra contro il ribelle.
Perfetto, ho fatto sbrigata la pratica, adesso vediamo se ce la facciamo. Oh, abbiamo già preso l'isola, molto bene, molto bene. Allora, queste già le togliamo. Allora, 4 direi di andare direttamente su quest'altra. Allora, magari da qui possono prendere. Io posso andare a prendere direttamente questa che dovrebbe essere Iwo Jima, perfetto. E poi prendiamo queste 4 divisioni e gli diciamo di partire da qui. E prendere quest'altra isolotta. Questo ci servirà perché se prendiamo Iwo Jima, che è praticamente la più importante, dopo ci costruiamo un aeroporto e cominciamo a bombardare il Giappone. Guardate cosa abbiamo qui. Abbiamo ben 4, e ripeto, 4 testate nucleari. Purtroppo qui il mio piano di distruzione dell'esercito cinese è andato decisamente a scatafascio, esulteranno i cinesi che seguono il mio canale, sempre che ce ne sia, no? So, uno so che c'è, però per il resto non so quanto sia seguito. Allora, proviamo ad attaccare. Mandiamo i carri leggeri e poi mandiamo la fanteria. Vediamo se ce la facciamo a sfondare. Ah, qui abbiamo sfondato, che era una meraviglia, porca miseria. Allora, i carri leggeri sono davvero potenti contro queste milizie cinesi. Proviamo intanto nel frattempo ad attaccare. Attacchiamo anche da questo lato. Vediamo di avanzare. Magari l'obiettivo poi alla fine riusciamo anche a portarcelo a casa. Intanto organizziamo questi due sbarchi. Allora, lì abbiamo Naval Invasion Support. Qui abbiamo questo. Gli diciamo di venire a fare. Andiamo da qui, diciamo di venire a fare Petrol in quest'area. Qui abbiamo Naval Invasion Support. Sì, dovrebbe andare, perfetto, sì, dovremmo avere la superiorità. Intanto sono sempre queste 24, vediamo. Adesso spostiamo la flotta e vediamo se abbiamo la superiorità numerica delle navi nell'area, così proviamo a sbarcare anche in quelle altre isole. Siamo riusciti a fare lo sbarco, vediamo. Sì, sembra di sì, sembra che vinciamo anche nelle Marcus Island. Intanto stanno scoppiando guerre civili in tutti i miei territori. Vediamo questo quanto ci vuole per partire, ci vogliono altri 5 giorni. Però dice che in West Emperor Chain manca. Ah no, ma è quello. Quindi a posto, quindi ci siamo. Prendiamo altre queste 4 divisioni, adesso rimane proprio l'ultima da catturare, la più importante, Iwo Jima. Quindi prepariamo già l'attacco. Io lo sbarco lo sto facendo in quest'altra isola perché sennò c'era un problema di truppe. Allora, vediamo, 200 è un po' lontano, è qui l'aeroporto che ci serve perché è l'unico che ha abbastanza portata per arrivare fin lì. Intanto qui vediamo, stanno già difendendo le isolotte, quelli delle Hawaii stanno difendendo le isolotte che ho conquistato, quindi molto brave le mie unità che si stanno rivelando comunque molto utili. Guerre civili ovunque, anche l'impero ottomano che spero verrà annientato dal mio fidato puppet greco. Stiamo combattendo la battaglia decisiva per il destino del Giappone e dovremmo prendere anche Iwo Jima, intanto qui stanno continuando a scoppiare le guerre civili. Eccoci qua, siamo sbarcati, la nostra dottrina, il salto della rana da isola in isola. Bene, abbiamo preso anche Iwo Jima con il suo aeroporto preziosissimo. Ho fatto partire l'invasione perché continuavo a beccare i bombardamenti giapponesi e quindi Iwo Jima vedevo che non riuscivo a svilupparla, infatti mi avevano bombardato il porto. Vediamo se riusciamo a sbarcare comunque, anche se qui vedo che ho dei problemi un po' di organizzazione delle mie truppe. Speriamo che siano comunque sufficienti per riuscire quantomeno a sbarcare nella base navale qui, che non è quella di Tokyo, ma che è vicino, qui nel Kanto. Purtroppo non posso utilizzare ancora le mie bombe atomiche in quanto loro hanno posizionato 1500 aerei. Quindi vediamo, dai, vediamo cosa riusciamo a fare a livello di sbarco adesso. Sicuramente naval assalto, questo velocizza solamente la preparazione degli assalti navali, niente di che. Allora, una l'abbiamo presa e abbiamo distrutto, abbiamo preso quell'aeroporto. Vediamo se in qualche modo. Cioè, qui ci sono 1400 posti disponibili per l'aviazione. Adesso vedo subito se ho 1400 aerei, così glieli piazzo e poi li freghiamo. Eccoli qui, 1400 aerei, perfetti, li piazziamo già qui, li mettiamo 1700, però ovviamente gli servirà avere dei rifornimenti, quindi dobbiamo prendere la base navale per forza. Quindi cerchiamo di muoverci
un pochino mentre arriva il resto delle nostre truppe, che sono state però intercettate da dei maledetti. Cazzo, stanno arrivando lì a Tokyo dei difensori. No, ce la dovremmo fare. Facciamo... Porca miseria, ma perché non abbiamo force attack? Però dobbiamo riuscire a sbarcare lo stesso. Vediamo se ce la facciamo. 43, abbiamo il bombardamento pesante della nostra flotta. Lì niente, ci stanno ricacciando indietro di già. Ma porca miseria, che sfiga. Che sfiga. Allora, Tokyo l'abbiamo presa. Ottimo. Qui proviamo ad attaccare la cittadina vicino. Ah, l'abbiamo presa. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, qui manteniamo Tokyo. Siamo riusciti. Sì, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa che era in Naval Invasion Support la mettiamo in convoi escort, così va a coprire. Lì serviva un altro sbarco, ma noi dobbiamo riprendere assolutamente quell'aeroporto perché è vitale. Quindi mandiamogli pure tutta le forze che abbiamo a disposizione, anche dei marine. Cerchiamo di prendere immediatamente quell'aeroporto. Dai, così tanto comunque li circondiamo. A Tokyo magari possiamo mandare altri rinforzi. Sì, direi che è il momento di spedire i nostri Nightmare, che si faranno una bella traversata perché partono dagli Stati Uniti d'America. Li proviamo, continuiamo ad attaccare, assaltiamoli, che dobbiamo prendere l'aeroporto, se no è finita. Intanto continuano a scoppiare ribellioni, ma non ce ne frega niente. Eccola qui, una volta che abbiamo preso l'aeroporto possiamo permetterci di sganciare le bombe atomiche appena arriva la nostra aviazione. Eccola qui, perfetto. Stiamo resistendo, stiamo resistendo. Abbiamo bisogno di rinforzi. Questo contrattacco giapponese è veramente incessante. Aspettate un attimo. Allora, queste divisioni preparano il contrattacco. Sono già come piano aggressivo. Sì, perfetto. Allora, sganciamo una bomba atomica sul Giappone. Ne sganciamo un'altra, ne abbiamo proprio 7, quindi va benissimo. Le sganciamo qui tutto attorno. Forse ne abbiamo già lanciata una, l'abbiamo lanciata qui, ok, perfetto. Appena arrivano le bombe atomiche, facciamo partire la controffensiva del vostro imperatore. Mai dire vi Britannia. Eccolo qui, controffensiva, lanciamola subito. Adesso dobbiamo sfruttare la situazione. Ebbene, sia riuscito un pochino ad allargarmi qui in Giappone. Purtroppo la British India è capitolata. Mi rimane un porto in effetti. Dovrei tentare quantomeno di evacuare le truppe. Raduniamole tutto sotto un unico comando e scappiamocene via dal teatro indiano. Circa 107 divisioni le facciamo scappare qui in Etiopia. Vediamo, riusciamo a ritirarci, a scappare via da quel teatro, perché veramente... Guardate quanto manpower ha la Cina. C'ha 37 milioni di manpower. Cioè, è qualcosa di... Qualcosa di assurdo. Sono arrivati finalmente i nostri rinforzi. Ormai era insperato che arrivassero i Nightframe. Adesso facciamoli subito. Nightframe, Nightmare. Tante che scappino, che non so... Vabbè che non sono truppe mie, sono truppe argentine, però... Mi darebbe comunque fastidio perderle. L'India ha resistito finché ha potuto, insomma. Era impossibile da resistere con il territorio schifoso che era. Intanto comunque qui stiamo andando di gran lunga meglio adesso. Perfetto amici, sono riuscito a sbarcare ad Hiroshima, quindi ci siamo. Adesso cerchiamo di prendere un po' di terreno qui intorno. Ok, questo... città sono perfette, le prendiamo subito mentre queste continuano a scendere. L'esercito giapponese spero sia arrivato al collasso, perché non ce la faccio più. Non posso farvi capire quanto è frustrante, perché comunque avete visto il montaggio, avete visto i tagli, quindi sembra tutto molto piacevole, ecco, spazzare via i musi gialli. Invece non è proprio così, dato che loro continuano a contrattaccare incessantemente. È un fastidio estremo. Intanto stanno arrivando le altre mie divisioni che ho richiamato, ok, qui per lo sbarco di Hiroshima. Quindi
Proviamo magari a saccare questa divisione. Attacchiamola. Qui abbiamo circondato un po' questo mini contingente giapponese, mentre queste continuano ad attaccare. Dobbiamo arrivare ad Osaka. Se ce la... ma adesso arriva l'esercito imperiale giapponese. Non so se ce la faccio. Vediamo, 47. Speriamo, e poi metto qui il fronte, perché poi se no, se loro si trincerano qui dietro quest'isola è imprendibile. Un po' come volevano fare i giapponesi in Downfall, cominciare a trincerarsi, a combattere casa per casa, e quindi gli americani non sarebbero riusciti ad avanzare senza perdere un sacco di uomini, altro che Vietnam. Casa per casa sarebbe stato terribile, ma noi di Britannia ce ne freghiamo. Diciamo che la nostra invasione non è stata come quella di Code Geass a tutti gli effetti, quindi non siamo riusciti in totale tranquillità a conquistare il Giappone, dato che ci ha fatto sudare 7 camicie. Andiamo a mettere, eccoli, e gli diciamo di fare air superiority. Prendiamo gli strategici, diciamo di bombardare Nagasaki, così è perfetto. Vediamo se basta per bombardarla. No, perché la superiorità non c'è ancora, ma dovrebbe avvenire a brevissimo. No, perché loro hanno 600 aerei attivi. Maledetti giapponesi che non mi vogliono neanche far togliere la soddisfazione di bombardarli nuclearmente, che è sempre comunque una soddisfazione. Intanto qui stiamo attaccando, stiamo prendendo Nagasaki. L'impero del Giappone è capitolato. Ragazzi, abbiamo vinto. È stato davvero bellissimo interpretare per voi, mai direvi Britannia, questo imperatore di questa potenza inglese, questa potenza britannica. Ci possiamo ritenere soddisfatti della serie, abbiamo svolto tutti i nostri compiti, i nostri obiettivi, abbiamo piegato anche i giapponesi, l'odiata area 11. Ovviamente adesso combattere contro i cinesi potrebbe essere un po' complicato, e dato che la serie è durata abbastanza, vi propongo questo, dato che non mi tiro indietro. Scrivetemi nei commenti se volete vedermi affrontare in live l'ultima battaglia contro i cinesi. Se no, per il resto, per quanto riguarda la serie, sono contentissimo così. Vi ringrazio davvero per i like, per il vostro supporto, per i vostri commenti. Grazie mille davvero. Il mondo è diviso in queste tre sfere di influenza. Abbiamo il nostro Commonwealth, poi abbiamo la potenza russa e i cinesi, che hanno imposto il loro dominio nel sud-est asiatico e nella regione ovviamente cinese. È davvero affascinante questo scenario. Scrivetemi nei commenti se volete vedere l'ultima fatica del vostro imperatore britannico contro la Cina in live. Ci vediamo come sempre in una prossima serie del canale Meglio 95. Ciao a tutti dal vostro imperatore, al prossimo video!